Benessi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare dell'ufficialità di mercato, ancora tantissime notizie da sviscerare e partiamo subito quindi con le notizie ufficiali, in questo caso in Serie C, perché c'è da parlare di Fiorenzuola. È infatti ufficiale un colpo di mercato per il reparto esterni. Arriva al Fiorenzuola, alla corte di mister Tabbiani, Zunno, alla classe 2001, che arriva con la formula in prestito direttamente dalla Cremonese. Operazione importante, un giocatore molto molto giovane di buone prospettive, che va a rafforzare così le parti esterne di una squadra che sta facendo un onesto campionato, da neopromossa nel girone A, sta facendo il suo e fino all'ultimo secondo me sarà in lotta e invischiata nella lotta anche per evitare i play-out, oltre che per non retrocedere. Rinforzo certamente di qualità, certamente importante, di spessore, che può dare una grande mano al Fiorenzuola. Colpo importante però lo sigla anche il Parma, scusatemi, il Pescara di Auteri, perché è ufficiale l'arrivo di Gherardi. Stiamo parlando di un terzino, classe 1998, che arriva in prestito direttamente al Vicenza. Operazione molto intrigante, un Pescara che aveva bisogno di rinforzi. Auteri l'aveva comunque anche chiamati, in un certo senso rinforzi che erano necessari per poter cercare di migliorare la posizione in classifica, visto che nel girone B il Pescara non è messo così tanto bene come ci si aspettava magari all'inizio anno, però ci sta anche perché Reggiana e Modena stanno tenendo ritmi insostenibili quasi per tutte. Detto questo, certamente Gherardi è un giocatore di livello, ancora giovane, che proviene da una squadra di categoria superiore, che può assolutamente far bene alla corte di mister Auteri. Detto questo, cessione in questo caso siglata dal Teramo, perché Birligea va al Cluj, un Cluj che squadra rumena che tra l'altro gioca e negli ultimi anni ha sempre giocato l'Europa League, che ha comprato in questa sessione di mercato invernale diversi calciatori italiani, così dal nulla, e arriva infatti Birligea, attaccante classe 2000, comunque non tanto italiani quanto più provenienti dal campionato italiano. Arriva così Birligea, attaccante classe 2000, che firma un quadriennale con il Cluj. Arriva per circa 100.000 euro, che è la cifra che è stata pattuita dal Teramo e dal Cluj per poter cedere il calciatore in Romania. Attaccante che al Teramo ha sempre fatto discretamente bene. Me lo ricordo nel Gene C come un buon attaccante, un giocatore giovane che può assolutamente crescere, e va a fare quindi questa esperienza alle spalle di un certo Deac, che è un giocatore di spessore importante, ovviamente al Cluj. Potrà crescere assolutamente in questa sua nuova esperienza. Detto questo, il Renate però piazza il colpo Cicconi. Arriva infatti l'esterno classe 97 con la formula del prestito direttamente dall'Entella, ed è un rinforzo assolutamente intrigante. Un giocatore che negli ultimi anni ha giocato anche in Serie B con la maglia dell'Entella, un profilo di livello per la categoria, un ennesimo rinforzo che va a puntellare la rosa. Un mercato, quello del Renate, secondo me è buono, al di là poi della cessione di Galoppini, ma cessione anche abbastanza doverosa considerando le cifre che ha offerto il Sutiro per acquisire le prestazioni dell'ormai ex attaccante del Renate. Però ha fatto rinforzi mirati, precisi nei vari reparti che andavano rafforzati, quindi anche quello di Cicconi, esterno di livello, esterno di categoria, che può dare una mano importante alla squadra di mister Cevoli. Quindi un mercato che fino a questo momento è stato più che positivo. Formula del prestito che ci può stare alla fine. Ci sta un prestito in questo caso, quindi colpo importante siglato dal Renate. Detto questo, spostandoci un po' nel Girone C, perché la Paganese ufficializza l'arrivo di Celesia, difensore classe 2002, che arriva in prestito direttamente dal Torino, giocatore che in questa prima parte di stagione ha giocato all'Alessandria in Serie B, trovando però poco spazio, è tornato così al Torino, che lo rigira alla Paganese, quindi rinforzo importante di mercato per la formazione di mister Grassadonia, che è invischiata ancora nella lotta per non retrocedere. Una Paganese che sta facendo un campionato discreto, ed è un rinforzo, quello di Celesi, importante. Alla fine un giocatore under, un giocatore di buone prospettive, un difensore che in Serie C può assolutamente far bene. Arriva con la formula del prestito, come vi dicevo, e chissà che non possa dare una mano alla Paganese per centrare l'obiettivo salvezza. Detto questo, colpo dell'Ascoli, quindi ci spostiamo un po' in Serie B, perché arriva Paganini per il reparto esterni, alla classe 93, che firma un contratto annuale con l'Ascoli, arriva direttamente a Lecce, e in realtà credo che
per cifre abbastanza irrisorie, poiché se non mi ricordo male Paganini era in scadenza, quindi arrivando a gennaio l'Ascoli paga un indennizzo, ma che è molto molto minore rispetto al valore di mercato del calciatore, proprio perché era in scadenza. E certamente un rinforzo importante che va a rimpinguare le parti esterni della formazione di Mister Sottil, un Ascoli che sta facendo un campionato di livello, come sempre, almeno negli ultimi anni è lì a giocarsi i playoff. E Paganini è un giocatore di categoria, ha giocato anche a Frosinone oltre che a Lecce, assolutamente può dare una mano importante all'Ascoli. Vedremo se poi magari, oltre alla scadenza del contratto, rimarrà anche le prossime stagioni, quindi firmerà un rinnovo, visto che il contratto è solamente annuale, cioè fino alla fine di questa stagione qua. Rimanendo a parlare di esterni, anche la Cremonese si rafforza non poco perché firma Casasola. Terzino classe 95, sono andato anche da Cosenza, alla fine Casola ha scelto Cremona, arriva in prestito direttamente dalla Lazio ed è un rinforzo, scusa, sì, direttamente dalla Lazio tramite anche Frosinone perché ha giocato in questa prima parte di stagione a Frosinone e con l'avallo del Frosinone e della Lazio ovviamente Casola arriva così alla Cremonese, un ennesimo rinforzo per una squadra che a me piace tantissimo perché la Cremonese ha veramente una squadra con una qualità davanti. Zanimacchia, Fagioli, hanno preso Rafia, hanno Vido, hanno l'attaccante Ciofani, ma potremmo citarne veramente a bizzeffe, cioè Valzania che a me piace tantissimo, una difesa con sulle fasce Nicolo e Valeri che sono due ottimi terzini, Canesecchi in porta, adesso hanno preso anche Casasola per le parti esterne, una squadra che adesso a me piace tantissimo e che potrà lottare, al di là delle Calabrese è la squadra che a me piace di più in questo campionato dal punto di vista tecnico, qualitativo, un allenatore di livello, una squadra molto molto forte che potrà fino alla fine lottare per arrivare in Serie A. Detto questo, colpo in casa Alessandria perché c'è da parlare dell'arrivo di Gori per il reparto di centrocampo. C'è una pista classe 93 che arriva in prestito con i titoli di riscatto direttamente dalla Frosinone ed è un rinforzo importante per un Alessandria che continua a lottare per evitare addirittura i play-out, la neopromossa dopo più di 60 anni, se non mi ricordo male, che mancava dalla Serie B. Alla fine quest'anno con Mister Longo sta facendo un buon campionato, Alessandria che mette in difficoltà un po' chiunque. E certamente è un rinforzo importante quello di Gori per il centrocampo, considerando che è un giocatore di categoria, di buon livello e che può dare una mano importante alla squadra. C'è anche un diritto di riscatto, dovesse far bene, quindi Alessandria potrà riscattarlo. Sempre però in casa Alessandria c'è notizia relativa a Celese. Celese infatti torna al Torino difensore classe 2002 che rescinde il prestito con Alessandria, giocatore che ha raccolto poche presenze in questa prima parte di stagione e che ha già trovato l'accordo, come vi ho spiegato anche in precedenza, con la Paganese. Detto questo, colpo in casa Pordenone, colpo in mate di mercato perché arriva Anastasio, terzino classe 1996 che approda con la formula del prestito direttamente dal Monza. Ed è un rinforzo di livello importante per la categoria, considerando che il Pordenone è ultimissimo in classifica, sta facendo abbastanza male, Tedino non riesce a trovare la chiave di volta, o almeno un Pordenone che magari ti fa una o due vittorie e poi due sconfitte, non riesce a dare grande continuità di risultati, il Pordenone. Arriva però per il reparto terzini un giocatore di categoria, un terzino che a Monza Serie C ha fatto abbastanza bene, quest'anno ha giocato a Reggio Emilia, Reggiano in prestito, ma non ha convinto particolarmente, è andato così alla base al Monza che lo rigira in B al Pordenone. Un giocatore di fascia che può dare tanto e quindi colpo intrigante. Tra l'altro va a sostituire anche Falzerano, mi sembra che abbia lasciato il Pordenone e che ha approdato, se non mi ricordo male, all'Ascoli. Quindi comunque va a sostituire un giocatore in partenza, adesso non mi ricordo, mi sembra fosse proprio Falzerano che ha lasciato il Pordenone per approdare all'Ascoli, adesso vado a memoria, ma risalente questa notizia diverse settimane fa, quindi potrei sbagliarmi, però comunque un rinforzo che va a rafforzare il reparto esterni della formazione di Mister Tedino. Detto questo, di altre notizie, questo è un colpo in casa Spal per quanto riguarda il settore giovanile, arriva infatti Noyrieux Dario, ala classe 2003 che approda a Ferrara in prestito con titoli di riscatto, giocatore molto, molto giovane che proviene dal settore giovanile del Paris Saint-Germain, quindi un rinforzo di altissima caratura, classe 2003, grandi prospettive,
va a rafforzare il consistore giovanile della SPAL. Onestamente non credo che giocherà in prima squadra, però magari qualche presenza l'accoglierà in primavera 1, penso sia la SPAL, o forse in primavera 2 la SPAL milita, non mi ricordo. Però un rinforzo importante, poiché proveniente da una cantera di una squadra di altissimo livello. Parlando di Ascoli, visto che prima l'ho citato, cessione importante di un difensore che lascia così le Marche. Infatti ufficiale è la cessione di Avlonitis, difensore classe 1990 che approda all'Apollon Limassol, quindi va a Cipro, firma un contratto biennale con l'Apollon ed è quindi una cessione importante, un giocatore che ha raccolto diverse presenze negli ultimi anni. Strutturato fisicamente, un difensore imponente, ma che non ha convinto particolarmente né Mister né la società, quindi si è voluto cederlo in altri paesi, in questo caso a Cipro, dove ripartirà con la maglia dell'Apollon. Detto questo, di altre notizie, questa in casa Como, un colpo di mercato molto molto importante. Infatti arriva Ciciretti direttamente dal Pordenone. Infatti l'ala classe 1993 arriva al Como in prestito con titolo di riscatto, un arrivo assolutamente importante. Adesso voglio vedere da dove arriva, perché Ciciretti in questa prima parte di stagione ha militato nel Pordenone, ma se non mi ricordo male è di proprietà del Napoli, o magari mi sbaglio, adesso ve lo vado a controllare subito. No, è del Pordenone. Il Pordenone l'ho acquistato in questa sessione, anzi l'ho acquistato in estate direttamente dal Napoli, pagandolo comunque a titolo definitivo, e quindi nulla. Detto questo, per quanto riguarda il suo arrivo a Como, è un ennesimo rinforzo importante per un Como che ha rafforzato molto il reparto esterno. È arrivato già Blanco dal Valencia, adesso arriva anche Ciretti, tra l'altro c'è anche inserito un diritto di riscatto, quindi dovesse fare bene il Como può anche, volendo riscattarlo, un giocatore che ha un potenziale inespresso importante, forse per la mancanza di una testa che gli permetta di esprimere le sue qualità, perché ha delle qualità balistiche incredibili. Ciciretti è un giocatore che ha delle qualità importanti, ma che negli ultimi anni ha sempre navigato in B, perché non ha avuto la testa per poter dare continuità alle sue prestazioni. Ha dei colpi importanti, ma ripeto, non riesce a dare grandi continuità, però se in giornata può essere veramente decisivo. Detto questo, per quanto riguarda invece il Pisa, rinnovo importantissimo, infatti ufficiale De Vitis rinnova con il Pisa, centrocampista classe 1992 che firma un contratto triennale, quindi fino al 2024, mi sembra che sia anche capitano, tra le altre cose, del Pisa, ed è un rinnovo fondamentale, un giocatore perno della squadra, un giocatore chiave, un centrocampista di sostanza, ma che dà veramente tanto dal punto di vista carismatico, quindi assolutamente rinnovo importantissimo. Detto questo, sempre rimanendo sull'asse Italia-Cipro, cessione da parte del Brescia di un giocatore all'AEK Larnaca, quindi sempre in Cipro, cioè sempre a Cipro più che altro. Centrocampista classe 97, cioè stiamo parlando di Laboico, che approda in prestito secco, come dicevo, a Cipro con la maglia dell'AEK Larnaca, giocatore che è di nazionalità polacca, che a Brescia non ha trovato molto spazio. E si è optato anche per liberare uno slot di cederlo, in questo caso all'estero, comunque dove aveva richieste. L'ha richiesto l'AEK Larnaca che, ripeto, milita nel campionato di Cipriota e chissà che non possa dare una mano importante e crescere in questi 6 mesi o comunque in questi mesi in cui rimarrà a fare questa esperienza a Cipro. Rimanendo però in casa Brescia, c'è da parlare di un rinnovo di calciomercato importante, perché Van de Looy fino al 2024, centrocampista classe 1999 che firma un rinnovo triennale così come De Vitis, rinnovo assolutamente importante, un giocatore di livello che negli ultimi anni ha sempre fatto abbastanza bene a Brescia, mediano, che però fa il regista sostanzialmente e che ha subito dato una grande mano alla squadra, fin da subito ha dimostrato le sue qualità ed è un rinnovo più che meritato per un giocatore importantissimo nello scacchiere di Mister Inzaghi. Detto questo, ci spostiamo un po' a parlare di calciomercato internazionale. Colpo dell'Atletico Madrid, arriva infatti ufficialmente Daniel Vaz, nuovo giocatore dell'Atletico, va così a rimpiazzare Trippier che si è accasato a Newcastle per cifre anche abbastanza alte.
Vas invece arriva a rafforzare il reparto esterni per circa 2,7 milioni di euro, quindi meno di 3 milioni le cifre di acquisizione. Firma un contratto biennale, quindi neanche troppo a lungo termine. In realtà, centrocampista esterno classe 1989, che può ricoprire diversi ruoli perché può giocare come mezzala, come terzino destro, come esterno di centrocampo. È un giocatore molto utile. È un jolly che negli ultimi anni è stato fondamentale nel Valencia. Quindi la Liga la conosce molto molto bene, e per l'Atletico, ripeto, proprio per il suo essere jolly, può essere veramente veramente molto utile, molto utile. E quindi devo dire che è un rinforzo mirato, funzionale alla causa, che può dare tanto all'Atletico Madrid di Simeone. Detto questo, c'è da parlare un po' di un colpo siglato all'Aston Villa, che va a rafforzare la storia di mister di Gerrard. Va a rafforzare il reparto difensivo. Arriva infatti all'Arsenal Chambers, difensore classe 95, firma un quadriennale con l'Aston Villa, cifre non annunciate, ma è un'operazione importante per il reparto difensivo, un giocatore di categoria che negli ultimi anni non ha dimostrato tantissimo, perché non è che abbia fatto così tanto bene Chambers. Per lui sicuramente la pista Aston Villa è un punto di ripartenza dal quale dimostrare quali sono le sue effettive qualità. Però è l'ennesimo colpo mirato, dopo l'arrivo di Olsen per il reparto portieri, Digne per il reparto esterni, Coutinho, ennesimo colpo mirato per un Aston Villa che rafforza in questo caso il reparto difensivo. Detto questo, colpo in questo caso in Polonia, che sigla il Legia Varsavia, squadra che nonostante sia agli ottavi di Europa League, viaggia nelle bassissime posizioni del campionato di Ekstraklasa, addirittura rischia di retrocedere quest'anno in Legia Varsavia. Arriva però per il reparto offensivo Wzolek, attaccante classe 92, che arriva, lascia così l'Union Berlino in prestito, quindi arriva dalla Germania con la formula in prestito e si accasa in Legia Varsavia, un'operazione importante di mercato al fine di rafforzare il reparto esterno, il reparto offensivo, ala. Attaccante comunque classe 92, come dicevo in precedenza, tra le altre cose ex Sampdoria, ha giocato anche in Italia, e certamente un rinforzo importante, anche considerando che il Legia ha ceduto Emreli, che è andato via, non mi ricordo adesso dove si sia accasato, però è andato via sicuramente, e comunque ha bisogno di rafforzare le parti esterne, quindi colpo che ci può assolutamente stare anche in ottica salvezza. Detto questo, parlando invece di calciomercato molto internazionale, cioè ci spostiamo un po' in questo caso in Spagna, il Sassuolo ufficializza una cessione in Serie C spagnola. Ramirez infatti approda all'Unión Puerto, alla classe 2003, che lascia la formazione neroverde in prestito secco, e per questi ultimi mesi di campionato giocherà in Serie C spagnola e farà quindi questa esperienza qua in Spagna, giocatore intrigante che poi a fine anno tornerà alla base, tornerà al Sassuolo. Detto questo, andando avanti, colpo dello Charleroi, quindi ci spostiamo in Belgio. Arriva infatti ufficialmente Eymans, trequartista classe 99, che arriva in prestito con opzione di un anno, opzione di rinnovo, penso del prestito onestamente, perché se andate comunque, se si va a leggere il comunicato, c'è proprio scritto che c'è l'opzione del rinnovo del prestito, quindi Eymans potrebbe permanere, se lo Charleroi vorrà, in prestito in Belgio anche per la prossima stagione. Accordo che è stato siglato con il Venezia, perché Eymans è di proprietà del Venezia a livello attuale, ed è comunque un rinforzo per lo Charleroi importante, un giocatore giovane, trequartista di buone qualità, che in un campionato come quello belga può dimostrare tanto. Quindi attenzione al suo arrivo in Belgio. Detto questo, tornando un po' a parlare di Spagna invece, rinnovo in casa Siviglia, perché ufficiale Joan Jordan rinnova il contratto con la formazione di Lopetegui, centrocampista classe 94, che firma per i prossimi 6 anni fino al 2027, ed è un rinnovo importante, un centrocampista di cabina qualità e quantità, giocatore di ottimo livello che negli ultimi anni sta raccogliendo diverse presenze importanti nello scacchiere di Lopetegui, quindi rinnovo assolutamente, assolutamente importante. Spostandoci invece a parlare di una rescissione, quindi lasciamo stare i rinnovi e parliamo di una cosa opposta, cioè di una rescissione, di una
Terminazione del rapporto perché Wallace rescinde con Ojani e Malatyaspor, difensore classe 94 che quindi lascia così la Turchia. Attualmente si trova svincolato, ma penso che si stia accordando con un club cinese, se non mi ricordo male. Dovrebbe però lasciare l'Europa per approdare in Asia. Vedremo con quale club si accorderà, però mi sembra, stando alle ultime indiscrezioni, che andrà in Asia. Attualmente però rimane svincolato un giocatore che ha giocato in Italia alla Lazio, che non ha mai convinto particolarmente, ed evidentemente non ha convinto particolarmente neanche in Turchia. Detto questo, colpo segnato dal Rangers, e questo è un colpo molto importante perché arriva dal Manchester United Amad Diallo, alla classe 2002 che approda al Rangers con la forma in prestito secco, quindi arriva per i prossimi mesi, per un Rangers che rafforza molto il reparto esterno. Il giocatore tra l'altro ha già segnato qualche golletto al Rangers, giocatore brevilineo, molto veloce, molto rapido, che salta l'uomo, che lo United ha preso l'Atalanta per ormai un anno e mezzo fa, circa 30 milioni di euro, quindi l'ha pagato tantissimo, ma ha ottima prospettiva, e in una formazione comunque come il Rangers, con gli occhi di mister Van Bronckhorst, porta certamente dimostrare tanto e fare bene. Spero per la sua carriera, perché è un giocatore, ripeto, molto molto intrigante, con ottime prospettive. Detto questo, andiamo avanti. Colpo del Bologna, questo per il settore giovanile, infatti Wallius, terzino classe 2003 che arriva direttamente dalla KJK Helsinki. Bologna che ha molti scout nel nord Europa, ha preso infatti anche Pitia dall'Onca, giocatore che ho trovato per primo io, non è vero, però comunque io già da diverse settimane lo stavo sondando, e lo ha preso il Bologna anche lì dal nord Europa. Dalla Scandinavia arriva anche in questo caso Wallius dall'HJK Helsinki, quindi dalla Scandinavia, dalla Finlandia nello specifico, quindi un Bologna che sta molto attento ai campionati esteri per rafforzare il settore giovanile. Colpo intrigante. Detto questo, cessione da parte del PAOK, Zvidersky lascia l'Europa e approda al Charlotte FC, quindi va in MLS. Attaccante classe 97 che firma un contratto quadriennale con lo Charlotte FC, quindi fino al 31 dicembre del 2025, perché vi ricordo che in America del Nord e del Sud i campionati vanno da dicembre a dicembre sostanzialmente, la stagione va da dicembre a dicembre, mentre la nostra da giugno a giugno, ed è un rinforzo che è importante per lo Charlotte FC, pagato anche cifre abbastanza basse, 5 milioni di euro infatti la cifra di acquisizione, che è relativamente bassa, un attaccante che al PAOK ha sempre fatto bene. Ha sempre segnato i suoi gol ogni stagione, giocatore che in MLS può dare tanto, e quindi tra l'altro anche titolare della sua nazionale, quindi chissà che non possa dare una mano anche allo Charlotte FC. Però strana la sua scelta, perché è un giocatore che a me piace, ha delle buone qualità, strano lasciati lasciare l'Europa per andare in MLS, però vabbè, questo è. Detto questo, ando avanti, c'è da parlare un po' anche di Braga, quindi ci spostiamo in Portogallo, perché è ufficiale l'arrivo di Pizzuto, centrocampista classe 2002 che firma un contratto biennale con il Braga, rinforzo molto intrigante, giocatore che in passato è stato anche al Torino, quindi ha giocato non in Serie A, però in una squadra di Serie A, nel stagione di una squadra di Serie A, ed è un rinforzo importante, un Braga che ha sempre fatto un buon lavoro con i giovani. Pizzuto è un classe 2002, un centrocampista che va a rafforzare il centrocampo, ex giocatore del Lille che per il futuro del Braga potrà essere certamente utile. Chiudiamo con le ultime notizie, andiamo un po' in chiusura, perché c'è da parlare di due colpi siglati dal Birmingham, quindi ci spostiamo in Championship inglese. Arrivano infatti ufficialmente Taylor e Bakuna. Allora, per quanto riguarda Taylor, stiamo parlando di un attaccante classe 90, che arriva direttamente dal Nottingham Forest con la formula in prestito e va così a rafforzare il reparto offensivo. Una prima punta di categoria, prima punta di livello che con segna diversi gol ogni stagione, e per il Birmingham certamente è un colpo importante di mercato, così come quello di Bakuna. Centrocampista classe 97 che firma un quadriennale con la formazione di Championship e arriva direttamente dal Rangers. Giocatore che tra l'altro è stato accostato anche a diverse squadre di Serie A nell'ultimo periodo, e come dicevo arriva comunque dal Rangers, squadra importante nel panorama internazionale. Giocatore di qualità che, se non mi ricordo male, ha giocato anche al Brighton in Premier, e certamente per le sue qualità è un lusso per la Championship. Bakuna ha
ha delle ottime qualità per il campionato di Serie B inglese e certamente un rinforzo importante per il Birmingham. Ultima notizia questa per quanto riguarda Pellegrini, perché ufficiale Pellegrini lascia il Milan, attaccante classe 2001 che rescinde il prestito e torna così al Monaco, dal quale è arrivato in estate. Pellegrini che non ha mai convinto, ha trovato poco spazio per via di tanti infortuni che lo hanno indebolito dal punto di vista tecnico, no, dal punto di vista più che altro fisico e mentale, perché poi non ha mai trovato grande fiducia proprio per questa serie di infortuni. E peccato, perché comunque un giocatore su cui Milan puntava, ma che non ha potuto sfruttare per i tanti infortuni che ormai lo colpiscono da diversi anni a questa parte. Ma il Torino comunque lo acquista, arriva in prestito con diritto di scatto a circa 6,5 milioni di euro. Queste sono le cifre di cui si parla. Attaccante classe 2001 che arriva direttamente al Monaco, ed è un rinforzo per il reparto offensivo importante, perché nonostante i tanti infortuni arriva come vice Belotti, o come vice Sanabria, poi come volete voi, giocatore che si potrà innestare bene secondo me nel progetto di Juric, un attaccante strutturato fisicamente, che può e fa sicuramente un lavoro in parte spalla alla porta, ma che se in condizione secondo me può dare tanto, ha buone prospettive, sono diversi anni che sta facendo bene, ex Genoa tra le altre, però un giocatore che se sta bene fisicamente e mentalmente secondo me può dare molto alla squadra in cui milita, in questo caso al Torino. Cifre anche relativamente giuste, perché se in forma, secondo me, 6 milioni e mezzo rivale, che è la cifra del riscatto eventuale, perché poi è un diritto di riscatto, quindi potrebbe anche decidere il Torino di non riscattarlo. Beh, rinforzo che secondo me può dare tanto. Alla fine ci si poteva aspettare di più, magari, però in questa stagione invernale di attaccanti forti che si spostano ce ne sono pochi, quindi alla fine Pellegrini è un under, un giocatore che ha buone prospettive, che anche in futuro può dare una mano, quindi colpo che ci può stare quello del Torino. A questo punto però mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.